Un giorno, di tanti anni fa, incontro una chiromante che mi disse: la tua vita sarà tortuosa, vivrai tanti amori e avrai tante opportunità che a volte saprai prendere, altre volte no. Quando sarai molto vecchio ce ne sarà una di opportunità, la più grande. Non dovrai perderla. Sono Piero Cotto, ho 77 anni. Mi chiamo Beatrice Pasquali Dalì, ho 61 anni. E siamo marito e moglie. Sia nella vita che nella musica. Se parli solo tu. Qui cantavamo insieme e qui ci siamo sposati. Quasi. Che cosa c'è di me? Prima volta che ci siamo incontrati era febbraio del 1981. Avevo bisogno di una cantante classica che cantasse le canzoni italiane, le canzoni internazionali, eccetera. Arrivo lì per fare il provino con loro e la prima cosa che fa è aprirmi la mantella. Io avevo una mantella, era in inverno, non si vedeva niente sul tavolino. E io ho detto: ma tu che cosa cerchi? Dimmi una cosa. No, ma sai, io devo vederti sul palcoscenico, come puoi stare? Ma non mi hai neanche ancora sentita cantare, gli ho detto. Come fai? E non ci lasceremo mai. Ti ricordi quando mi hai detto di quella chiromante? Mi raccomando. Un corpo e un'anima. Ci stiamo? Ma sì, dai, ci stringiamo un po', ci stringiamo un po'. Vieni. Allora, Beatrice e Piero, sapete che voi siete la prima coppia che si esibisce a The Voice Senior? Fantastico. Fantastico. Sì. Senti, sì. Ma la chiromante cosa ti aveva previsto? Mi ha detto: guarda, ti capiteranno tre occasioni. L'ultima sarà quella migliore. Magari è questa. Magari. Senti, voi siete insieme da 41 anni. Sì. Ma chi comanda in casa e chi comanda sul palco? Io in casa, lui sul palco. Così dovrebbe essere. Alla fine comandiamo noi donne. Comanda sicuramente. Allora, però facciamo una cosa, adesso dobbiamo andare sul palco. Come sì. Si può dire? Vai a comandare? No, andiamo a comandare. Andiamo a comandare, sì. Ma dai. Andiamo a comandare. Benissimo. Va bene. Grazie. Grazie Piero, grazie Beatrice, ciao. Ehi, oh. Quando faccio rap, i Rick make noise, assieme fratemi a The Voice. Tu già sai chi è che fa casino? Shh. Sta arrivando. È sulla Clementina. Voglio proprio vedere la faccia che faranno i coach quando si renderanno conto che sono una coppia. È uomo o donna? Bambino. Bambino. No, è The Voice Senior. Grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia, e perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. Io come te. Mi hai fatto sentire che posso anche volare senza di te. Io mi riposo. Ma sono fortissime. Dentro i tuoi occhi. Io con i tuoi occhi vedo di più. Grazie perché. Ooh.
seconda. È una coppia. La prima volta, eh? Sì. Duetto, The Voice. Ragazzi. Grazie. Siete una bomba. Grazie mille. Da dove venite, come vi chiamate, che fate? Lui è Piero Cotto, io mi chiamo Beatrice Pasquali, vengo da Bussolengo in provincia di Verona, ma sono sposata con lui, per cui abito a casa sua. Ad Asti, Asti. Tu mi sembri il mio Joe Cocker italiano e lei la mia Rita Franklin italiana. So e anche il mio Barry White, guarda. Sì. Ecco, è partita Loredana. Siete fantastici. Loredana è partita col corteggiamento. Io vi vorrei. Allora, vabbè, tanto. Complimenti, sapete che siete la prima coppia a The Voice, insomma. Sì, questo ci onora moltissimo. Complimenti, vabbè. È un onore. Complimenti perché ha una voce bellissima e sa emozionare molto bene. Grazie. E anche a lei è bravo, eh? Io a proposito di lei, che lei mi dà, avrei una piccolissima cosa da dirle. Mi dica. Io in tasca... avrei una fotografia scattata un po' di anni fa. Salve, bravissimo. Dove vai tu? Che sempre in mezzo ti metti. La porto a vedere. Ah, Giorietta, Giorietta. Ma vieni qua, Clemente, che guardiamo cosa c'è. Salve. Sì, sono io. Non ricordo. Lei era lei, questo bel ragazzo? Sì, avevamo 20 anni. Un po' di barba fa. Eravamo nella stessa casa discografica. Dove eravamo? Perché lì eravamo ai Forte dei Marmi. È un ricordo stupendo, un ricordo meraviglioso. Poi ce la fai vedere anche a noi. Prego. Ecco. Vedi qua, vedi che meraviglia. Forse vedi eravamo all'inizio della... Wow! Ecco. Bella, molto sì, bella. Sì, sì, sì. Adesso mi ricordo, eccola. Adesso mi ricordo Piero Cotto. Era un bel ragazzo e abbiamo iniziato insieme con la... Ma era cruda all'inizio. Allora, se volete tornare alle vecchie radici, io sono qua. Ma io volevo chiedere... Non è che c'era qualcosa tra Orietta e Cotto? No, io avevo già il mio sbaldo lì. Nella fotografia... Okay. La fotografia c'è un piedino di c'è uomo. Un piedino che secondo me è Osvaldo. C'era lo sbaldo, diciamo. Ok, quindi allora... Osvaldo c'è sempre stato, Osvaldo. Osvaldo c'è sempre stato. Qui ci siamo girati, 1, 2, 3, 4. Tutti. Cosa scegliete? Chi scegliete? Un momento, aspetta. Non correre. Io vorrei dire una cosa, io con una coppia così nella mia squadra potrei pure impazzire di gioia. Anch'io, perché potrei anche impazzire. Mi potrei divertire, anche perché quando c'è sta una coppia, tutti i cambi di tonalità per farvi stare bene tutti, quindi secondo me... Con una coppia così potrei anche volare. Non so se l'avete capito, ma tra moglie e marito non mettere il dito. Allora, scegliete Clementino, anche perché avverto tanto black nella vostra musica. E quindi siccome faccio il rap, che è la musica black, possiamo lavorare insieme. Scegliete a me. È difficilissimo perché... Ho una rocker come me. Grandissimi. Tu sei una cosa unica. Sei unica, non c'è un equivalente tuo. Gigi, secondo me, è il più musicista che c'è in questo momento. Compone, grazie, canta, grazie, scrive. Grazie. Sì, lui è un grande musicista. Vedi i bei complimenti che ti fanno, tu ti butti sempre a terra. No, è l'unico che non sa fare niente, Clementino. L'Orietta è la Orietta nazionale, l'Orietta è... Il Clementino non scherza. Vedi che io non scherzo affatto. Vedi che non scherzo. Faccio decidere a lei, come solito capita. Certo. Siamo tutti e quattro, ma veramente. Allora, seguo l'altra musica della quale io sono innamorata, della musica napoletana, per cui Gide D'Alessio. Grazie. Oh. Grazie.